Buongiorno. Alla melba Allora, di è mezzogiorno. mezzogiorno, sì, infatti, è mezzogiorno, abbiamo pulito tutto il camper, abbiamo fatto i mestieri di fino, Sì, poi abbiamo abbiamo fatto fatto la la doccia cucina. e adesso mangiamo la pasta. Siamo sempre al campeggio E dopo ce ne e andiamo, non poi sappiamo andiamo dove. verso Oslo, dobbiamo Sì? andare, cioè verso Oslo per la strada, non è che andiamo a Oslo, dobbiamo passare per Oslo, cioè dobbiamo scendere. Devo scendere. Vabbè, Antonella non me la faccio vedere perché è meglio. C'è il bigodino in testa. Allora, E allora non ti faccio va vedere. bene. Vabbè, la giornata è molto migliorata e si sta bene, siamo in maglietta, dai. Forse un po' di caldo arriva. Vabbè, mi tocca riprenderti così, cosa devo fare? Chi ti chiede Te qualcosa? figure. Non so. Cos'è che abbiamo fatto di buono, Anto? Spaghetti con sugo di cinghiale. Ok. Oggi siamo un po' stonati tutti e Sì, due. abbiamo un po' di mal di Abbiamo mal testa. di testa un po' tutti e due. Vabbè, Vabbè, capita. mangiamo sta pasta asciuttina e poi magari Mettiamo a posto riprendiamo il viaggio, tutto. andiamo a letto, vediamo. Andiamo a Andiamo a letto o riprendiamo la strada? Boh, vediamo. dire. Ok, ragazzi, abbiamo caricato le bottiglie dell'acqua. L'acqua per il camper la facciamo in un altro posto, perché qua. Cioè, qua c'è il rubinetto che stamattina l'hanno riaperto, l'acqua ce l'ho dietro di là, cioè, ci vuole la canna, non ci vuole tirare fuori la canna lunga, tanto di acqua ne troviamo in giro, basta. Faremo un 100 km oggi perché proprio non c'ho voglia, ne ho fatti troppi tutti questo mese di chilometri, un po' di riposo ci vuole. Abbiamo visto un cartello di una chiesa, Starkirche, come si chiama, Anto? Dov'è? Ringebu Starkirche. Ringebu Starkirche. L'ingresso 80 corone. Dobbiamo separare i biglietti. Bu? Col solito cimiterino di fianco. Guardate queste croci, tutte del 1890. Inizi 900, 1840-1910. Pazzesco. Sono tutte su questo muretto qua. Sono queste, non so come chiamarle, sempre del 1800. Anto, cosa sono queste? Delle lapidi, non saprei come chiamarle, non so se riesco a riprenderle bene, ragazzi, perché è un po'. Ho detto che la chiesa è chiusa, non si può visitare. Vabbè. Un cimitero strano.
1834-1878, 1812. Pensa a te, ragazzi. Ma che bel panorama che c'è, si vede il fiume, che bello, c'è una panchina, Anto, una sola, e ci sono i bidoni a spazzatura, ma non ci sono panchine a parte quella lì, ah no, c'è un'altra là, bello il parchetto però, si può scendere, no? No, è brutto. La chiesa era bella, peccato che non si può entrare. Non so se si legge, 1734-1819. Pazzesco, vecchissima. Sono vecchissima. La gente è abbastanza giovane. Ma di che anno è? Non si sa. No, ci c'è la scrittura davanti. Ce l'ho con i tuoi piedi, continuo a schiacciargli i piedi all'Antonella anche sul camper. È stata costruita intorno al 1220 e poi restaurata dopo e hanno messo la caratteristica torre rossa. Dentro c'è una statua del 1250 e addirittura delle iscrizioni runiche, chiaramente chiuse e apre dall'11 giugno a agosto. Vabbè. Guardate come si riflette tutto nell'acqua. Se si vede. Sosta. Stiamo andando a vedere un posto a Lillehammer questa sera. Oggi tranquillo, 100 km neanche. Sì, è stanco, è stanco. Sì, 100, qualche ora che arriviamo. Qui hanno fatto le Olimpiadi nel 1994. Dritto, Micio. Salendo, mancano 3 km e 4. Madonna, sulla collina andiamo. Sì. Vabbè, è un parcheggio, dai. Va bene. Poi ci sistemiamo dopo, magari. Sì, va via questi ragazzi qua. Vedere come mi sa che più di così non posso andare. Facciamo il caffè? Sì. Si vede un pezzettino di lago in fondo. Vabbè, dai, è un parcheggio normale, ma va bene, devo riposare un po', ragazzi. Oggi ho preso anche un brufen perché tutte e due hanno un po' di la cervicale, il collo, boh. Siamo vecchi qua. Vabbè, dai. Adesso magari facciamo due passi qua. C'è un mucchio di ragazzi che scendono con le biciclette. Anto? Hai voglia di fare due passi? Sì, andiamo. Vorrei vedere una cosa che volevo vedere. Sì, sì. Una ricetta. Una ricetta? Sì. Di che cosa? Focaccia in padella.
Ah, proviamo a preparare l'impasto per la pizza, se ce l'hai voi. Sì, dopo lo faccio, quello. Ok. Due passi che forse abbiamo visto c'è un laghetto o qualcosa del genere. Facciamo una passeggiatina. Facciamo una passeggiatina. Andiamo su per questa strada. Sembra che vai sempre dritto, arrivi a una specie di laghetto. Era un po' che non vedevo un po' di pineta. Veramente. Era un po' che non eravamo mai messi in più the wild. Nel verde. Che bello. Penso che tra 2 o 3 settimane c'è un mucchio di gente che passa correndo in e bici. Saremo immersi nella Via Novara. Cos'altro? Penso che tra 3 settimane, quando saremo a casa, saremo immersi nella Via Novara. Sei tu che vuoi andare a casa. E che cazzo devo fare? Vedi te. Potremmo raggiungere Silvio a Donatella, Sì. lì, Lituania, lì dov'è? Certo, nel paese nel Basco, nelle Repubbliche Baltiche. E vabbè, sarà per un'altra volta. Ah, per fare il fuoco, guarda. Ma che Ah, ma bello, come eh. ti ho detto il fuoco, Sì. questo che non l'hai trovata. Qua fa il fuoco. Sono anche i cuscini, va. Pensa a te. Sono anche dei libri, Anto. Sono dei libri. Dai. Incredibile. Qui fa il braciere. E poi mangi. Kammer Koja. C'è anche il termometro, vediamo se funziona. Sì, funziona, però non mi dice i gradi. Come, in che senso? Non vedo i numeri, Anto. Non ci sono i numeri. Boh. Ah, sono cancellati qua di fianco. Ah, sono stati qui, beh. Però Non lo so. funziona. Sono un mucchio di camminate, guardate quanti cartellini. Noi andiamo di qua, a sinistra. Abbandonato la strada maestra. Stavamo già sbagliando. Ci ha detto a sinistra, io sono andato di là, poi invece la traccia mi dice di qua. Ma che magari incontriamo un alce, Anto. Girare stretto a destra. Vediamo se si può fare. Girare stretto a destra. E poi girare a sinistra, dovremmo andare su quel ponte lì. Si dovrebbe vedere quella specie di, non so se è un lago, un fiume, una diga. Vaso. Boh. Siamo arrivati, vediamo un po' cosa c'è di carino. Vedo delle panchine lì. Mi sono spaventato. Sì, te l'ho detto che c'era un laghetto o qualcosa. La mia mappa non sbaglia mai. La mia wappa non sbaglia mai. Ehi, con i piccoli, guarda. Anche i bambini. Sono anche i bambini. Cioè, guardate, sono tutti in fila i piccoli, incredibile. Vai tirando, ma questo posto l'ho trovato io. No, non se la sta tirando, infatti. Vabbè, dai. Gabbiani sulla roccia lì. La getta, hai visto? Guardate la canoa, se si vede. Guardate qua. No, adesso c'è quello lì Rock and che Sa, una sauna. Boh, è una sauna. c'è scritto Il sauna. fuoco lo fai lì. Fuoco lo fai fuori allora. Che spettacolo. Allora sarà chiusa perché? Eh sì, si vede dentro. È già una sauna, so che non so se si vede dentro. No, Pensate, guarda qua. qui fa il fuoco. Guarda qua. Guardate che bello quel braciere. Vediamo se ti dice qualcosa. No, guarda questo. Vediamo. Qui ti Ah, poi siedi. qua fai la doccia, No, non guarda, ci lì ci sono i credo. secchi d'acqua fredda che Che li metti addosso. spettacolo. No, cioè guarda lì. No, dai. Con le Crocs lì, pensate. Guarda, esci dalla sauna, vai lì e fai la doccia finlandese, quella È che fai. vero, Vai vediamo lì, se c'è c'è. l'acqua. Ci sono. Eh no, Però chissà probabilmente. come funziona, perché è chiusa. Chissà com'è. Ah, devi riempire il secchio. E già, riempi il secchio e poi fai la doccia. Cazzo.
scoperto che anche questo è super Fortnite. Praticamente 50 corone, che sono neanche 5 euro. Esatto. Lì c'è il parchimetro. Però siamo là, perché se arrivano macchine tirano su un mucchio di polvere. Poi magari stasera non passa nessuno, però visto che qua fa chiaro fino a mezzanotte, non vorrei che... E sabato anche. Poi sabato. Anche loro, giustamente. Siamo là, tanto non ci cambia più il tempo. Non avevo visto l'andata, la scaletta per andare di là, guardate un po'. C'è la scaletta per andare dall'altra parte. Incredibile. Sono incredibile, anche il termometro c'è, guarda, certo. C'è anche il termometro qua, wow. Questa qui è una stazione sciistica invernale. Vediamo la focaccina che ha fatto l'anto. Bella, bella. Ah, bella è bella, bisogna assaggiarla, scotta però. Le focacce si mangiano calde. Vabbè, così è scottolenta. Ah, davamo angulo, Anto, scotta di brutto, riesco anche a tenerla in mano, cazzo. La principessa. Aspettiamo un attimo. Questo c'ha le mani di ferro, ragazzi, io non so come faccio. Guarda, io non... guardate. Guarda, cioè, io l'ho buttata giù subito, non riuscivo a tenerla in mano. Questa buona. Mangia, tiene in mano così come... Buona, con l'hummus. Adesso l'assaggio, dai. Adesso una bella bistecchina di tacchino. Buona la focaccia, Anto. Cos'è, pollo quello lì? Sì. Beh, la focaccia è venuta bene. Brava. Sono molto brava. Tu che mangi? Insalata? L'insalata che ho fatto qui con le damame e la frittata avanzata di ieri e la focaccia, buonissima. Ragazzi, con questo bel tramonto ci vediamo domani. Guardate che roba. Bye bye. Aia, madonna, è arrivata la porta addosso. Il tramonto alle 11 di sera. Che ore sono le? 22:42. A domani, buonanotte.